pensare alla vita come processo fondamentale per il quale il banking è servizio. E quindi la vita che per esempio stabilisce il tuo rating non è un oscuro funzionario, un burocrate, sono i tuoi amici che ti danno il merito di credito, non è la BCE o l'EBA o qualche strano 30 numeri di Basilea 3. E questi sono elementi importanti perché intanto responsabilizzano i ragazzi, i loro amici, le loro famiglie, come non ricordo veniva fatto dai tempi della giornata del risparmio, era il 31 ottobre, ricordo che ero ragazzino, ti portavano a casa una cassetta di sicurezza, si va per dire, insomma, un pezzetto di metallo che devi mettere sui soldini. All'epoca, come dire, il senso del risparmio era ancora qualcosa di forte, ricordo. Ora, il fatto che quattro mamme si mettano a raccontare una storia di questo genere mi piace molto perché porta questo messaggio del banking, si riappropria, diciamo, del messaggio del banking come strumento di crescita, strumento di responsabilità, strumento di rapporto fra madri, fra padri e figli, quindi uno strumento familiare. Il banking riportato in famiglia è una delle più belle novità, queste tecniche, anche per voltare pagina, per lasciarsi alle spalle questi 4-5 anni terribili, orribili, di rapporto fra la finanza e la famiglia, fra la finanza e l'impresa. Quindi intanto sono grato a queste quattro straordinarie come dire wings, devo chiamare così, se mi sembra delle wings della finanza, una già si chiama Fora, poi c'è, se non sbaglio, c'è Gisella che sembra Stella, no? Poi c'è che fa Isha qua, perfetto, Tecna, se non sbaglio, prezzemolo e cannella, Gisella, mi ha già in mente queste cose un po' brasiliere. Perché siccome sono magiche queste quattro ragazze, quattro donne, le chiamo ragazze per capire che quando io guardavo alle figlie, adesso ho con l'età che devo guardare anche le madri, e devo confessare che sono bellissime. Sono bellissime e raccontano una storia affascinante e una storia tempestiva, infatti non mi complimenti ad Andrea, non tanto e non solo perché ha fatto bene tempi, questo lo paghiamo per questo. Ma perché Andrea, Carlo, Vittoria, tutto il team di WeBank, ci sono tante donne che comandano le WeBank, avete visto due uomini, ma in realtà WeBank è una marca femminile, hanno veramente capito una cosa importante, e cioè hanno capito che bisogna restituire la parola alla credibilità vera. Voi sapete che in Italia, in America c'è Dio, Padre e Famiglia, in Italia c'è mamma, calcio e forse telefonino, cioè, l'ordine valoriale è molto diverso, loro giustamente hanno restituito la parola all'autorevolezza. E io vedo questi quattro personaggi magici apparire sullo schermo mentre sto assonnato guardando Sky e dico: che cosa c'è? Mi sono domandato cosa c'era dietro i vostri vestiti luccicanti. E ho pensato che siete diventate ambasciatrici di autonomia sociale, come giustamente, come ha fatto mia madre con me, come non fanno purtroppo, e i dati statistici ce lo stanno dicendo, come non fanno abbastanza le madri italiane. Siete diventate, voi sì, no, la mia Elsa Fornero, ministra della mobilità sociale, ministre autorevoli, credibili, no? A costo del ferro da stiro, no? Siete diventate vettori di imprenditorialità, vettori di responsabilità, no? Che poi si traduce, e questo è il messaggio bello, in servizi, questo tema del social rating per i mutui, no? Questo tema delle stanze in affitto, cioè non è strumentale il lavoro che ha fatto WeBank nel mettersi a servizio dei messaggi. Se voi rileggete il testo di questa canzone, no? E se voi vedete i commenti che sono su YouTube, bellissimi, li sono visti in questi giorni quando Andrea mi ha invitato, ovviamente ho saccheggiato tutti i commenti perché essere social vuol dire anche ascoltare, vuol dire essenzialmente ascoltare. E tutti si domandavano chi ci fosse dietro, no? Facevano i commenti, diciamo, in particolare su Anna Flora e sulla sua sensualità, molto interessanti, sul fatto che fosse oggettivamente, però io ho letto tutto, pazienza, ho letto tutto e ho visto delle cose che ci dimostrano che a parlare con un linguaggio corretto, anche il banking diventa argomento sociale, posto che loro non potevano saperlo, ma le tematiche della responsabilità, dell'autonomia, dell'imprenditorialità sono comunque emerse anche nei commenti che li vedevano, come dire, prominenti, preponderanti con la danza e con la musica. Per cui mi piace ricordare questa cosa, restituire la parola all'autorevolezza, all'educazione della responsabilità. E lo dico, diciamo, da studioso, io tra l'altro faccio parte del comitato scientifico della Milab che assegna tutti gli anni il premio all'innovazione. Guarda caso, quest'anno l'avevo giusto dato WeBank per essere stata la prima banca social su Twitter.
per aver innovato anche su quello. E sono felicissimo di vedere il team di WeBank oggi raccontare ancora una storia, tutta il mondo bancario italiano, su come bisogna avvicinarsi al mercato, ma non appunto inventandosi la filiale per i giovani o la cartina per i giovani, sono commodity quelle. Oggi il banking deve mettersi al servizio dei processi di vita della famiglia. E io non sono convinto che Smammas sia un target per giovani e basta, sono convinto che sia il nuovo luogo di conversazione economica da famiglia italiana, iniziato dalle madri, finalmente, che, come dire, hanno il cordone della borsa, come giusto che sia, hanno la responsabilità vera del risparmio e dell'allocazione del reddito, e da loro deve passare il futuro di questo paese, da loro e dal dialogo che hanno con i loro figli. E questo lo dico fuori di metafora, no? Quindi io faccio i complimenti a queste quattro straordinarie personaggi che rappresentano un'Italia cosmopolita, giustamente, come dire, declinata fra l'improbabile danza rap e il contesto familiare ironico, graffiante, evocativo che avete rappresentato. Faccio i complimenti veramente a tutto il team media che l'ha fatto, e voglio chiudere citando un grande maestro, un grande filosofo contemporaneo, che è Bruce Springsteen, che diceva in un bel pezzo che si chiama No Surrender, diceva: "We learn more from a 3-minute record than we ever learned in school." Vi ringrazio.